Assolutamente, sicuramente tra le collaborazioni più belle, anche perché sono l'oggetto, tra gli oggetti più desiderati del campo lavoro. Spesso però arrivano senza ruote, senza la catena, con un pezzo solo di manubrio. E quindi è vero che in alcuni, tra l'altro, campi ci sono le aste delle biciclette, in altri invece c'è la vendita, insomma, contrattata un po' da mercatino. Certo è, che dicevo, che se le biciclette non andassero oppure fossero perdute nello stato in cui arrivano, sarebbe un po' problematico. E qui c'è una bella collaborazione che va avanti da diversi anni con i ragazzi di ciclo officina e proprio Valerio e i ragazzi ce la raccontano. Eccoci alla ciclofficina Rimini, progetto educativo. I nostri lavoratori si stanno preparando per cominciare un pomeriggio di lavoro all'esterno, ovviamente. Ciao, buonasera. In ciclofficina riparano biciclette e si mettono a nuovo vecchie biciclette che a volte sembrano da buttare. E le persone possono venire qua a farsele riparare o autoripararsele. Abbiamo i nostri ragazzi della ciclofficina che ci aiutano nell'azione di riparazione e imparano un mestiere. La ciclofficina è un progetto educativo perché oltre ad insegnare un mestiere ai ragazzi cerchiamo anche di educarli alla mobilità sostenibile e al rispetto dell'ambiente. Sono ormai diversi anni che collaboriamo col campo lavoro missionario, sede di Rimini. Cosa facciamo al campo lavoro? Semplicemente quando arrivano le biciclette ci vengono portate a noi e le sistemiamo leggermente, non alla perfezione perché non abbiamo il tempo, perché le biciclette sono centinaia. E le prepariamo per poi mandarle all'asta. L'asta è organizzata dal campo lavoro, a volte ci siamo anche noi a fare i banditori. E niente, grazie a questo lavoro, diciamo, le biciclette, venendo sistemate, venendo ripulite, riusciamo a rivenderle anche a un prezzo maggiore, cioè il campo lavoro riesce a guadagnare anche più soldi. Noi siamo molto molto contenti di partecipare a questa iniziativa perché ci rende veramente partecipi e ci rende soddisfatti perché riusciamo a fare quello che ci piace fare, riparare le biciclette, ma anche fare del bene alle persone. Ciclofficina Rimini, Viale Valturio 4. Presso la sede della Fondazione NAIP, un progetto dell'Associazione Sergio Zavatta e del Comune di Rimini.